importante per noi che sia con noi la sindaca della città. Essa rappresenta le istituzioni. E con la sua presenza, vi prego, è una presenza molto importante per l'ANPI, per le altre associazioni partigiane e della Resistenza che sono qui con noi, i deportati, i perseguitati politici e le altre associazioni partigiane. La sindaca rappresenta le istituzioni nate dalla Resistenza e dalla guerra di liberazione. Vi chiedo di accoglierla con un applauso. Se siamo qui è per rendere omaggio e per celebrare, non perché sia una consuetudine, ma perché ci crediamo davvero, per celebrare tutte quelle persone che 70 anni fa hanno deciso di opporsi contro il regime nazifascista e hanno dato anche la vita perché noi potessimo essere qui e esprimere le nostre idee, come alcuni di voi lo stanno facendo. E quindi è grazie a loro che siamo qui. Ed è grazie a tutte quelle persone che anche con bandiere diverse riconoscevano una cosa sopra tutto il resto: il valore dell'antifascismo. Questo è il collante comune a tutti noi, a tutte le persone che decidono di combattere, il fascismo, il totalitarismo, i nuovi fascismi, le nuove dittature. E questo è l'impegno che ciascuno di noi deve portare avanti nel modo che più gli è congeniale, ma secondo i modi che la Costituzione riconosce, tutela e garantisce, quella Costituzione che garantisce a ciascuno di esprimere il proprio pensiero. Dobbiamo pensare al fatto che questo giorno deve essere celebrato ancora e ancora e ancora, perché c'è qualcuno che forse vorrebbe iniziare a passarci su, perché i fatti sono passati, e io dico di no. Buon 25 aprile a tutti. Grazie sindaca.